e qualificanti gli interventi al convegno promosso dal Banco di Napoli il 20 novembre nella sala delle assemblee dell'Istituto di Credito in via Toledo. Nel corso della mattinata sono stati presentati i risultati di una ricerca sull'interdipendenza economica tra il Mezzogiorno e il resto d'Italia. Sono intervenuti gli altri sottosegretari alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, il presidente del CNR Gino Nicolais, gli assessori Campani e Piemontese Amedeo Lepore e Sergio Chiamparini e il presidente di Intesa San Paolo Gianmaria Grospietro. Lo studio ha rilevato i rapporti e le relazioni tra i comparti industriali tra Campania e Piemonte in quelli che sono stati definiti settori 4A, aeronautico, automotive, agroalimentare, abbigliamento. I dati di riferimento dello studio si fermano al 2013, ragione per cui nessuno dei relatori è intervenuto sugli ultimi dati dell'export rilevati dall'osservatorio dei distretti, sebbene questo istituto sia promosso dallo stesso Banco San Paolo. Di notevole interesse sarebbe stato ascoltare le valutazioni degli esperti sulle tendenze degli ultimi trimestri che registrano per il distretto dell'aerospazio della Campania una tendenza notevolmente preoccupante, rilevata tra l'altro anche dall'ufficio studi della Banca d'Italia. Al convegno del Banco di Napoli sui contenuti dei 15 patti per il Sud del Master Plan per il Mezzogiorno presentato dal governo nelle scorse settimane, intervenuti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti. Il sottosegretario ha rilevato il recupero della capacità di spesa dei fondi strutturali passate dal 15% del 2011 all'auspicato 80% di quest'anno, ribadendo la filosofia del governo per cui gli investimenti nel Mezzogiorno sono indispensabili per la ripresa del paese, come la stessa ripresa delle regioni del nord è necessaria per la ripresa economica delle regioni del sud. Il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparini, nel suo intervento ha riproposto l'idea espressa alcuni giorni fa a Torino ad Aerospace e Defense Meeting, di tornare cioè a una centralità della politica industriale, in particolare nel comparto aerospaziale, mettendo insieme tutte le risorse di sostegno disponibili per andare oltre le logiche regionali, evitando così di disperdere risorse, definendo dal basso le priorità, partendo dall'azienda dei territori, ma affidare al governo la governance, come del resto è stato fatto per lo spazio. Amedeo Lepore, assessore campano all'attività produttiva, ha rilanciato il progetto di polo nazionale proponendo un protocollo di intesa per l'aerospazio tra le regioni Campania, Piemonte e Puglia che, a differenza del progetto sottoscritto nel 2008, consenta oggi una politica regionale definita a geometrie variabili, dove collaborazione e concorrenza sono entro un perimetro di interesse strategico per il comparto aerospaziale nazionale. Lepore nel suo intervento ha annunciato un investimento di 90 milioni di euro in Campania da parte di uno dei grandi motoristi aeronautici. La necessità di un ritorno a una visione nazionale in un comparto strategico come quello dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza, in particolare in questo periodo storico, è stata ripresa anche da Gianmaria Grospietro, che in passato dall'osservatorio dell'IDI è stato uno dei protagonisti della ricostruzione dell'industria aeronautica italiana. Di notevole interesse nel corso della mattinata gli interventi di Gino Nicolais, presidente del CNR, e di Francesco Guidi, direttore generale del Banco di Napoli, sui temi del paradigma ricerca, innovazione e sviluppo e sulle capacità della classe imprenditoriale campana di cogliere le opportunità di investimento di un sistema economico complesso ma ricco di nuove possibilità.